No, è cattivo, è molto cattivo, però siccome è un bel personaggio, scritto bene, poi anche messo in scena molto bene con Lucio Pellegrini, abbiamo diciamo, individuato una possibilità di movimento interno al personaggio, perché invece di mettergli accanto alla solita donna del capo, che qui è interpretata dalla bravissima Loredana Cannata, gli abbiamo messo accanto una donna di cui lui invece è veramente innamorato, e questo si vede nel film, passa e chiaramente alza il contrasto, perché un assassino che ama così meravigliosamente la sua donna come diciamo, i soldati di Kurz in Apocalypse Now, è un bel personaggio, bello da fare. Purtroppo questo rischio c'è sempre, bisogna vedere chi sta dal pubblico, dalla parte del pubblico, ma è difficile che si prenda la parte di questo personaggio. È importante che il personaggio sia, che sia affascinante, che sia, diciamo che restituisca, anche un sentimento, perché quello è quello che ti tiene attaccato allo schermo e che ti fa entrare nel sogno del racconto. Ma questo limite c'è sempre, comunque, diciamo, il racconto non trae, cioè trae naturalmente spunto dalla realtà, è una critica della natura, diceva il grande Carmelo Bene, no? Però nel momento in cui diventa racconto, assume un aspetto simbolico, e quindi questo problema di confrontarsi con la realtà è relativo, è semplicemente, diciamo, lo spunto che viene da lì. Ed è logico che mettere in scena la realtà per quello che è, oltre, diciamo, a rasentare la pornografia, diventa una cosa incredibile, nel senso letterale del termine, no?